Nello scorso episodio di The Vanishing of Ethan Carter. Ma no, un altro ascensore. Oh Cristo. Cazzo. Oh merda. Ma vaffanculo. Buonasera. Carissimi signori miei, ben ritrovati sul canale. Siamo qui con The Vanishing of Ethan Carter, il nostro titolo basato su fatti inspiegabili, sul paranormale, su riti satanici e quant'altro. Sono tornato indietro, sono tornato a questa cavolo di chiesa. Perché, direte voi? Vi rispondo semplicemente perché sono un po' un coglione. Dato che nello scorso appuntamento ci eravamo lasciati nelle miniere di Moria con tutti quei bei spiritelli porcelli, e dato che negli scorsi appuntamenti la mia intuizione l'ho menata su quel discorso lì, cioè quando c'è un caso gli indizi, la soluzione non può mai essere troppo distante dalla zona in cui il caso ha avuto inizio. Dio mio, sempre stupenda. Poi dopo mi sono preso su e sono andato avanti, pensando che la soluzione per questa cosa fosse in un'altra locazione. Non era così. Nelle miniere mi sono accorto che non ho padroneggiato ancora a dovere una delle meccaniche di questo titolo, che giustamente, come ci dice all'inizio, è un'avventura che non ci prende per mano, cioè sono cazzi nostri. La meccanica è questa, signori. Io pensavo fosse un sto pensando, che succede? No, questo è come un radar mentale del nostro detective. Vedete che, ecco, porca puttana. Devo tenere premuto però. Vedete, santo cielo, che qualcosa succede. Però non riusciamo ancora a visualizzare che cosa succede. Ma io ricordo che potevamo fare la stessa cosa per il corvo. E noi del corvo abbiamo bisogno. E ci fa vedere dov'è, ragazzi. È di fianco una tomba, porca puttana. E sì che ho girato, eh. Là c'è Gesù. È vicino a una tomba alla sinistra di dove sta guardando Gesù. E questo titolo, signori, mi sorprende sempre di più, perché ci invita a ragionare. Ci invita a... in tutto quello che può essere fantasioso raccontato qui dentro, mi auguro. Guardalo, ci sono passato 20 volte di qua. Corvaccio, è insanguinato anche. Com'è? Ok, abbiamo il corvo, andiamo a posizionarlo. Ci invita a usare la testa, ragazzi. E ne sono lieto, perché questo gioco mi... Davvero è qualcosa che... Aia, io tiro, eh. È qualcosa che mi ha sorpreso. Tira. Vediamo. Esatto, questo l'avevo intuito. Oh merda, ma c'è un cadavere? Che cazzo? C'è qualcosa piantato. Cos'è? Un coltello con il manico fatto a corvo. A parte che è stupendo. Sembra una lama del cacciatore, della Barrier Blade. Ispeziona. Causa della morte. Ferita al torace.
Niente sangue, post mortem. Taglio sul viso, superficiale, sanguinamento minimo. Strisce di sangue ferite alla schiena. Unico aggressore, più aggressori. Vediamo se è possibile. Non abbiamo ancora una visione completa della situazione. Qui che cacchio? No, cocci. Fuoco non è dei migliori. Il problema... sigillo, questo sì. Ah beh no, ma noi abbiamo il coltello adesso. Esatto. Ci ha scoiato i corvi con questo pugnalino. Quindi, posizionando questo, forse adesso toccando il cadavere potremmo... Oh, qui c'è un altro disegno. Come il sigillo là fuori. Esatto. E siamo di nuovo alle prese con i fantasmi. Qui cosa c'è scritto? Qui giace il mio la mia amata moglie, Ameth Vandegrift. Quadenuo Cocamus. La moglie del tipo che aveva la casa tutta fatta imballata. Allora, vediamo qui. Mamma di Ethan. Ah, questo è lo zio Chad. Questo è lo zio Chad che poi è quello là morto. Questo è il papà di Ethan che c'ha una cera, c'ha una faccia che non si guarda. Facciamole... Sì, dobbiamo metterle in ordine come abbiamo fatto per la succione in altra, per Travis. Cazzo, qua c'era ancora Travis. Quindi questa situazione è antecedente a... alla tranciata di gambe, chiamiamola così. La situazione del trammino. Ci sono altri in giro? Bisogna anche trovarli tutti, eh. Porca troia, ma così lontano. Allora, qui ragioniamo un attimo. Qui c'è lo zio Chad che sta picchiando il papà di Ethan e la mamma lo sta per pugnalare, lo sta per ferire. Ha la lampada a olio ancora intatta e balle varie. Anche qui la lampada d'olio è ancora intatta, non ha in mano il pugnale, quindi non lo sta minacciando. E lui sembra fuori come un culo. Qui bisogna capire se... Chi è che stava facendo il muro? Lo zio Chad? Non lo so. Qui loro stanno parlando, la lampada non c'è. Non lo so, sto provando a caso lì, sto andando in base a quella cavolo di lampada. Io direi lui qua stava facendo il muro, interpretiamola così, però è avanti lei. Vabbè, lui stava facendo il muro, l'hanno beccato. L'hanno beccato. Qui si dispera.
Qui si dispera. Qua vengono, non so a far cosa, non ho capito. Sì, a parte che guarda, ci sono anche le impronte per terra, che c'è stata la collutazione. No, abbiamo cannato, però la prima è giusta quella là. La prima è giusta quella, perché ci ha fatto partire il filmato. Oddio, ma qua ce ne sono due. Allora proviamo a mettere due questa. Vediamo se possiamo visualizzare direttamente. È sbagliata. La 2 è sbagliata. Allora proviamo a vedere se la 2 è questa. È precedente, vai. Non è la 2. Niente ragazzi, vado per esclusione perché non ho capito come possono essere collegati. Allora, proviamo così. Perché ho scoperto un picco. No, non va bene, porca troia. Praticamente non è che se ci viene mostrato l'inizio di questo ricordo solo se noi mettiamo il numero 1 al posto giusto. In base a dove mettiamo noi il numero 1 ci fa vedere l'inizio, quindi io li ho guardati tutti mettendo 1 a tutti. E però sono sincero, sto andando ad esclusione, quindi adesso proviamo a fare così. Sto andando un po' ad esclusione perché perché sinceramente non capisco. Bene, proviamo così. Chad sta mettendo il nostro ragazzo nella cripta. Stava morendo Ethan. Va bene questo. Va bene, sta continuando. Sì, sono andato a esclusione, ragazzi, dico la verità, non... Però la madre va d'accordo. You should have been helping. Dale's weak. He always has been. Bello. Che moglie di merda. La Madonna. Gli ha piantato nel coppino. Se ne va. Arriva Travis. Col zio Chad è morto. Ok. Sì, sono andato proprio ad esclusione, nel senso che le ho provate tutte. Vediamo che succede adesso. It's not right. Ethan's our boy. Dad, I need to get into the mine. What? Mine? My key. I don't have it. Ok, e adesso si va alla miniera. Just keep mom away from me, all right? She's sick. We're all sick. Sì, tutti dei fuori di testa siete. Denial. Un diniego, hai guadagnato un trofeo. Ethan disturbed something. Whatever it was, it got out into the air and into the minds of his family. Oh boy.
No, 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 scusa, me lo fa rivedere. Ma porca puttana, non si salta. Non si salta. Ok, signori, fortunatamente, ancora una volta, ho dato retta al mio istinto, sono tornato indietro. Se no ci saremmo persi questa sequenza di fatti che sinceramente non è per nulla secondaria, cioè molto più secondaria quella della strega, ad esempio. Beh, direi che possiamo tornare alle miniere adesso. Io mi butto di qua, non posso. Oh, rieccoci nelle miniere, signori miei, ben ritrovati. Ora vi faccio vedere. Qua, se vi ricordate, avevamo trovato il cadavere di Missy, la madre di Ethan. Ok, no, qua andiamo su e giù l'ascensore. Io è qui che ho avuto l'illuminazione e ho capito questo discorso, questa meccanica, che non erano pensieri, erano cose. Ecco, io feci così, tac. Ah no, devo tenere premuto. E non ho non avevo tenuto premuto. Cosa ci mostra? Non capisco. Ah, si vede il piccone dove è piantato in un trave. Voi non vedrete nulla, ragazzi. È piantato in un trave al buio. Allora, proviamo a cercarlo. Comunque, praticamente io tornai indietro perché avevo intuito che ci stavamo lasciando alle spalle troppo, troppo, troppo. E arrivato lì dal piccone, vidi, spostando appena lo sguardo, che quelli erano pensieri che andavano a concentrarsi in un punto. Era una specie di radar per indicarci. Allora, era una zona molto buia, quindi potrebbe essere questa, una cosa del genere. Ma non si vede un cazzo, eh. Quindi mi sono fatto forza, sono uscito dalle miniere per raggiungere la nostra beneamata chiesa. E ho fatto bene. Allora, adesso però c'è da trovare quel piccone lì. Vai a capire dove cazzo è. Non si vede una beneamata gnugna. Qua potrebbe saltarmi fuori qualcosa, tipo quel demente schifoso che abbiamo visto con la lanterna lo scorso video. Ma in teoria fino a qui non si spostano. Questa che cazzo è? Questa è una zona che... No, ma questo è un posto che non avevamo visto. Non le avevo girate tutte le mie, ma fa male questa roba. L'acqua solforosa? No. No, non fa male. Cioè, sembra che non faccia male, ma sono di una lentezza indicibile. Questa zona mi era proprio scappata. E... altro motivo per cui sono sempre più felice di aver fatto del backtracking. Dove saltiamo fuori qui? Cristo santo. I could feel two kinds of darkness here in Red Creek Valley. No, ma questa è un'altra zona. And with any luck, walked out of. But the other darkness was deeper, stickier, unknowable. And it wanted me to leave. No, solito discorso. Qui ci stiamo allontanando dal picco. No, qua si esce, raga. Qua si esce, non abbiamo ancora finito. Ma che schifo.
Vabbè, passiamo. Di qua, ok. Se lo fai appena più. Zzz, vabbè, dai. È pur sempre un titolo indie. No, no, ragazzi, no. Col culo, io non esco. Porca troia, voglio finirle le cose. Basta. Cioè, ho avuto una prima avvisaglia iniziale. Mi è andata bene con la chiesa che questo gioco ti dà la possibilità, volendo. Cioè, se io inizio il gioco, prendo su, corro, 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 e arrivo fino a qui, io mi salto tutto, esco e non faccio niente. Cioè, questo gioco ti dà la possibilità di iniziarlo e fare una speedrun. Inizi, finisci, ti fai solo magari il caso finale, boh, finito il gioco. Mentre invece ti dà l'opportunità, in caso ti venga il pensierino che qualcosa te lo sei lasciato alle spalle, di tornare indietro e recuperarlo. Questa cosa mi piace molto. Questa cosa mi piace molto ed è, è una formula adottata anche in Bloodborne, ad esempio. Se in Bloodborne vuoi essere, o nei Souls, se vuoi essere scrupoloso, vuoi guardare bene tutte le zone, cercare gli oggetti, i potenziamenti, le armature, i boss opzionali, vuoi fare tutto, ci metti tot tempo. Ma mentre invece, quando conosci le zone, quando conosci i pattern dei nemici, quando sai dove è il loro spawn, conosci i boss, prendi, parti, vai, senza fare speedrun, come magari ho fatto io, perché comunque mi piaceva combattere, fermarmi, fare i boss e balle varie. E anche per il mio livello di giocatore in un gioco come Bloodborne, in un'ora e mezza fai tutto. Alla grande, ma fai tutto. E questo gioco ha una formula identica, perché se noi avessimo salvato tutti i casi in un video, arrivavamo già qua, uscivamo dalle miniere. Il discorso è che io adesso voglio quel cazzo di piccone, ok? Eccolo! Porca puttana, non era in un trave! Ma non lo vede! È qua! È qua, dai! Non lo può prendere! Scusami, non è... Io non so se... Ecco, così lo vedete sicuramente. E mi sembra sia stato ficcato dentro un quadro. Un quadro elettrico. Cavolo, qua lo noti? Se torni indietro... Cioè, io l'ho notato... Ecco. Cioè, se torni indietro, hai la luce, lo noti. Io di qui non l'avevo visto. È molto più difficile da vedere. Si nasconde. La prima volta che tu vai avanti. Mentre invece, tornando indietro, lo noti. Il discorso è che non si toglie. Non si toglie. Però l'abbiamo visto. Perché non me lo fai prendere? No, e se ci allontaniamo non... Sì, è il fatto che... Cioè, in questo pseudo ricordo è quasi invisibile. Ciò non toglie che noi l'abbiamo individuato. Quindi me lo devi dare, non mi devi rompere i coglioni. Ma non penso che vada riposizionato lì, perché alla fine che cazzo te ne fai? Era qua? Porca vacca! È invisibile. È invisibile. Non me lo fa prendere, non dice nulla.
meno che non ci sia bisogno di luce. Forse abbiamo bisogno di... Ha una torcia col bagaglio qua davanti, no? Anche questo, non capisco che cazzo. La luce la fa. Ma porca... No, ma va... Figa. Cioè, vi ricordate che ho provato a sfondarlo? Non c'ero riuscito. Posso andare là? No, devo cambiare... Devo fare lo scambio qui. Gioco eccezionale, ragazzi. Questo gioco è eccezionale, veramente. Però, come faccio a fare lo scambio? Però gli avevo dato dei picchi qua. Si vede che non avevo dato abbastanza forte. Oppure dovevo riprovare fino a sfondare il tutto. È un po' stronzo anche però, perché molte cose, ok, che non ti prende per mano e tu magari ci arrivi. Devi ragionare in maniera diversa rispetto ad altri videogiochi. Devi ragionare col fatto di dire, se non funziona la prima volta, continua, perché comunque la soluzione è qua. Detto questo, io ho bisogno di fare lo... Ah, ma fa il giro, guarda. Forse dobbiamo fare un giro. Proviamo a vedere dove va. Ok. Dove vai? Dove vai? Sì, no, ma Dio santissimo. Eccezionale. Non spegnere perché ho bisogno della luce. Signori, abbiamo il piccone. Ed era effettivamente piantato in un quadro elettrico che immagino ci ha spento un po' il tutto. Ma stai qua tu, illuminami d'immenso che... Mamma mia. Mamma mia, rimettiamolo al suo posto, vediamo se ci fa partire qualche cosa. In teoria sì. Proviamo a toccare lei. Dai, dai, bene, ottimo. Ottimo. Non andate troppo lontano, ricordi? Ok. Dale. Oddio, l'hai uccisa tu? Sì, i modelli, ragazzi, sono abbastanza brutti, Sembra di essere tornati... Sembrano... mi ricordano Time Splitter per Xbox o Play 2. Non posso metterli in ordine, non posso, perché forse devo trovare... Eccone uno. Porca vacca, l'affogata Dale, ragazzi. Ok, ragazzi, ci salutiamo qui per questo appuntamento. E riprendiamo il caso nel prossimo video. Io magari mi provo la cronologia, perché tanto non penso che vi interessi vedere i miei tentativi. Vedremo solo la fase finale. Nel prossimo video continuiamo il nostro Vanishing, che è una cazzo di figata. Ciao a tutti, grazie come al solito per le visual, fatevi sentire e al prossimo video.